Ragazzi, ciao ragazzi, buongiorno e benvenuti a questo nuovo vlogmas. Siamo qua in condizioni veramente disastrose. Max è nudo, c'è un uomo nudo in casa. Sta martellando. Max. Vabbè, comunque vi volevo far vedere il mio outfit del pantaloncino, perché vi abbiamo fatto il video haul vestiti nuovi che abbiamo comprato io e Max, lui e lei. E quindi volevo far vedere il pantaloncino bellissimo indossato. È troppo troppo carino, io lo adoro. È fatto così, con i bottoncini. Io l'ho preso sia così di jeans, diciamo, che bianco. È troppo troppo carino. Dietro è abbastanza corto, infatti Max è un po' geloso. Aveva detto che lo dovevo mettere solo per il mare. Adesso vediamo dopo se approva il mio outfit o mi devo coprire. E poi sotto ho messo le mie scarpettine, ovviamente queste qua comodissime, le Superga, che già vi ho fatto vedere in diversi vlog. E sopra, guardate come sono brava, invece di mettermi una scollatura, una maglia troppo troppo corta, mi sono messa una magliettina bella, carina e distinta per fare la persona per bene. Ti piace, Max, il mio outfit? Sto abbastanza coperta? Se n'è andato proprio. Sta sempre al sole. Allora, ti piace il mio outfit, Max? Sto bene così? Cambia il pantaloncino. Come cambiare il pantaloncino? E che mi metto? Ma non è tanto corto. No, dai, non essere geloso. Comunque, guardate qua, ragazzi, siamo in condizioni disastrose, perché in pratica sono arrivati i fatidici mobili che avete visto nell'altro video vlog che abbiamo fatto, che era andata all'IKEA. Se vi ricordate tutte le cose che avevamo comprato, praticamente sono arrivati e io praticamente stamattina, mentre dormivo, Max ha fatto entrare a questi qua che hanno consegnato i mobili di IKEA, li ha fatti scaricare e quindi hanno scaricato tutti i mobili. Che bello, mi sono svegliata, sembrava Natale, già tutti i mobili scaricati. E adesso Max sta montando tutti i mobili, perché sono praticamente un altro mobile qua e poi tutta la cabina armadio, che poi farò vedere. Se volete il video della mia cabina armadio, lasciatemi tanti like, tanti pollici in su, così farò il video tour della mia cabina armadio. Comunque ci sta anche il mio amore Pupino, amore, guarda che bello, che lei pensa tipo che è un gioco. Comunque volevo dire a tutte le Miss Italia e Miss Mondo, cioè le Miss Italia che hanno fidanzati Miss Mondo, che guardano i miei video, che loro hanno dei ragazzi bellissimi e favolosi, tutti proprio dei modelli, e hanno detto spesso nei commenti che Max è brutto. Vi volevo dire che prima di tutto che Max non è brutto, per me è bellissimo, ovviamente, se no non mi sarei messa assieme. E poi volevo dire che io me lo sono scelto, che sa fare tutto, è bravo, è gentile, è fedele, è educato, sa fare tutto, fa tutto ed è bravissimo. Voi tenetevi Miss Mondo. Fuck you. Comunque ragazze, io vi volevo dire sta cosa, mi sono fatta sto chignon, perché non lo so, ditemi che non sembro un maschio con sto chignon, però io sto troppo caldo e non capisco come fanno le ragazze. Io le invidio, le vedo tutte coi capelli sciolti, boccolosi, sono bellissime, che io adoro i capelli sciolti, però io non riesco, cioè in estate non riesco, troppo caldo. E quindi praticamente mi sono fatta sta cosa, che sto chignon ve lo faccio vedere nello specchio, cioè praticamente è bruttissimo, perché praticamente ci ho messo le mollettine, ma non me ne frega, perché almeno così sto fresca. E anzi, vorrei sinceramente rasarmi tutti i capelli a zero, ve lo giuro, vi giuro che vorrei rasarmi i capelli a zero. E quindi aspettatemi un mio probabile cambiamento radicale, mi vedete con la testa pelata. Però veramente a me piacciono tanto quei tagli corti 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 alle ragazze, però guardate, io secondo me non sto molto bene adesso, tipo che sono raccolti, secondo me non sto molto bene, mi esce tutto il faccione, il nasone. Devono farli questi tagli corti belli le ragazze che hanno bei nasini, bei lineamenti, che sono insomma più fighe. Quindi adesso Max sta montando tutto, è bravissimo, guardate, già ha montato un mobile e adesso poi qua nella cabina armadio. Oddio, non vedo l'ora che sarà tutto in ordine. Ah, vieni a mamma, vieni. Upi. Tete a papà, andiamo a fare papà, andiamo. La papà, andiamo a fare la papà, mamma, vieni. Vieni la papà. Eccola qua, e lei si piazza qua, il suo amore, il sole. Oh, ci chiamano al telefono. Pronto? Pronto?
Pronto? Chiamate anonime, bellissimo, vabbè. Cioè ragazzi, questo cane sta sempre al sole, ma secondo voi non gli farà male? C'è proprio lei che le piace stare al sole, va e si mette al sole, però ho paura che le fa male tutto sto sole, dai. Vieni, andiamo a fare la pappina, mentre Babbuccio finisce di montare i mobili. Vi faccio vedere giù. Oh, oddio, stavo tipo cadendo qua, è pieno di scatoloni. Ah, vabbè. Comunque, vi volevo far vedere giù. Beh, mamma, cammina. È arrivata già una cosa, ve la posso far vedere, perché tutte le cose che ho comprato da Ikea vi ho fatto il video, lo caricherò nei prossimi giorni. E soltanto questa qua volevo far vedere, ho comprato sta portoncina che è troppo troppo carina, guardate com'è bella. Eccola qua, tutta floreale, infatti nel vlog ve l'avevo detto che la volevo comprare, ve l'avevo fatta vedere. C'è tanto sonno la mia bimba. Meno. Mamma gli ha messo questo fiocchettino. Vero mamma gli ha messo il fiocchettino? Guarda come sei bella con il fiocchettino. Vero amore? Sei bella con il fiocchettino. Sì? Sei bella con il fiocchettino. Mi sono appena fatta la maschera, quella che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video dei cosmetici naturali. È fantastica, l'adoro, andate a vedere il video perché è troppo bella. La felicità di Max di provare questa maschera. Mi piace tenere questa maschera? Cosa ti senti sul viso? Eccitata. Addirittura. Con questa maschera i vostri fidanzati si ecciteranno. Evviva! E nel giardino tutto pulito, abbiamo pulito tutta l'erba. Così possiamo stare nel giardino, io e gli amici miei. Davvero, Cookie? Che fa questa faccia? Che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella. Amici miei? Sì, sono nella mia. Qui venite! Venite! Belli! Bella! Stasera per cena ci strafoghiamo noodles! Come il video che vi avevo fatto sul nostro secondo canale. Noodles, ci abbiamo messo anche il pollo. Pollo e verdure. Questi sono i miei. Guarda Nancy che bella preparazione! È caduta! E questi sono quelli di Nancy, due belle sperlonga, si dicono così, si dice così in italiano. E poi anche gli involtini primavera, yummy yummy. Ci sei riuscita? Oh, bellissimo, brava. Amore, chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Mamma si è messa lo smalto nuovo, guarda com'è bello lo smalto di mamma. Comunque sono qua in reggiseno. Oddio, come sono scabrosa, sono super scabrosa, mamma è scabrosa. Veramente, io vi volevo leggere un po' di commenti per farvi capire che ci sono delle donne molto educate, molto gentili, che veramente si scandalizzano per delle cose e io invece mi scandalizzo per quello che loro scrivono, quindi voglio sapere un po' voi cosa ne pensate, insomma, di questa cosa. Allora, foto mia, eccola qua la foto che ho pubblicato. La foto quella là del mio culetto che io ho fatto, del mio sederino che ho fatto, che ho pubblicato su Instagram, che praticamente non è altro che la foto copertina che ho messo al video, i miei trucchetti per la prova costume, no, che vi ho dato. La stessa miniatura, ho pubblicato la foto su Instagram, su Facebook, eccetera. Se ci dedichiamo a Instagram, circa 300 commenti di donne molto gentili ed educate. Guardate, allora, io ve li leggo perché sono veramente bellissimi.
queste pose da prostituta proprio no, addirittura prostituta. Voglio capire che fa vedere il fisico, ma fino ad un certo punto, perché io voglio capire, una persona che fa vedere il suo sedere in costume è praticamente una prostituta, ragazzi, voi non lo sapete, ma ve lo dico io. Allora, commento di Caramella, scritto con la K con due trattini bassi, perché poi queste persone pubblicano questi insulti, giustamente sono persone coraggiose con il loro nickname, quindi io dico come si chiamano, copriti Troia. Ecco, questo è un commento di una persona molto, una donna molto molto gentile ed educata. Ilaria Esposito 05, ma non ti vergogni, mi fai schifo, perché il costume d'oggigiorno fa schifo e c'è da vergognarsi. Poi c'è Siria.dodaro, questa è proprio una donna che ha un'eleganza, ragazze, proprio lei va a mare in burca, praticamente le si copre con una tunica a testa e piedi, però poi insulta le altre donne, dice parolacce e pensa di essere una donna fine, elegante. Invidiosa sarai tu, perché poi parlano anche fra di loro, invidiosa sarai tu che io di sta cagna, dopo Troia anche cagna, manco un briciolo di video. Allora, sentite, perché questo è un commento da incorniciare, ragazze. Siria.dodaro, hai vinto per me l'Oscar dell'eleganza. Carlita, allora, io ti seguo e vedo molti tuoi video, grazie. Ultimamente ti stai mostrando un po' volgaruccia. Io volgare per una foto in costume, ribadisco in costume, perché voi quando andate in spiaggia a mare vedete le donne in costume e quindi avete visto anche me in costume, ok, va bene. E lei poi ha scritto un po' volgaruccia, con questa foto hai toccato il fondo delle tue figure imbarazzanti, adesso mi fai proprio schifo, sta scritto qua, non sto inventando, e poi sei fidanzata oltretutto, tutte le fidanzate a mare non andate proprio, non vi azzardate, se siete fidanzate al mare no, se no copritevi fino a qua, perché fidanzate mare in costume non vi potete mettere, io ve lo dico ragazze. Adesso mi fa proprio schifo e poi sei fidanzata, ma non ti vergogni a mettere queste foto? Sei una puttana. Ebbene sì ragazze, nel 2016 puttana per una foto in costume. Sei una puttana, mi sto veramente vomitando. Poi un italiano, vabbè, mi sto veramente vomitando, fai schifo. Veramente io non sarò più tua follower. Ma grazie, ma ti ha lodato Gesù, viva Gesù mio. Vai sui siti porno a mettere queste foto, ma non su Instagram, schifosa, sei solo una schifosa e poi non hai nemmeno culo che ti mossi così, se non hai culo ma ti dovresti solo vergognare che manco le ragazze fanno queste cose che fai tu. Io non mi sono mai scandalizzata, mi sono solo detta nella mia mente che gran puttana, ma guarda pensare che sei, ma io rido perché veramente ma è una cosa troppo ridicola, che sei una persona per bene, solo il passato ora mi fai veramente schifo e poi metterti ridicolo su Instagram è ancora peggio, secondo me tu non ti rendi conto di quello che hai fatto, mi fai veramente schifo e poi sto sedere che non hai nemmeno, ma non farmi ridere che non ho, ne ho più io che sono più piccola, hanno ragione quelli che dicono che fai schifo e che sei ridicola. Ultima cosa, vattene a fanculo, che lì il culo lo mostri quanto vuoi. Una persona come te non può avere figli, attenzione, tatarada, una persona come te non può avere figli perché gli daresti un'educazione e civiltà come la tua. Donne, mamme, ascoltatemi, non vi azzardate a mettervi in costume, non vi azzardate, donne, mamme in costume, non ne voglio vedere queste estate sulla spiaggia. Io se ero il tuo fidanzato, ero già che fuggivo lontano da te. Anche se l'ho già detto, fai schifo. Non le dico perché io sono stufa. Queste cose si devono sapere. Sono stufa di essere chiamata in questo modo. Perché cosa, per una foto di un costume? Ma basta, ma siamo nel 2016. Ma che sono ste robe? Cioè, smettiamola di... Secondo me, alla base, io per esempio quando vedo le foto di personaggi sicuramente più famosi di me, più a donne più famose di me, tipo Belen, queste cose qua che mettono le tette, ma si vede le tette, si vede il culo, io non penso che fa schifo. Quando leggo i commenti di persone che dicono delle cattiverie, io penso una cosa, perdonatevi, io penso solo una cosa, che queste persone sono represse e sono invidiose. Altro motivo non c'è, perché non può essere che tu mi chiami in un certo modo una persona perché ha pubblicato una foto dove si vede il culo. Allora, il fatto è questo qua.
Io non penso di essere bella, non penso di essere nessuno. Se pubblico qualche foto inerente sempre al video del mio corpo è per spronare le ragazze, perché ovviamente tutto quello che io faccio vedere del mio corpo è tutto fatto con ci sono dei sacrifici, del lavoro dietro. I sacrifici quali sono? L'alimentazione, le ricette che vi faccio vedere che sono sane sul mio secondo canale, l'allenamento. Io vado in palestra e mi schiatto fra virgolette per avere questo sedere, quindi voglio dire. E non vi preoccupate che c'ho altro, c'ho anche il cervello, c'ho anche tanto altro, però non sto qua a dimostrarlo a voi, che poi ci sta anche chi dice dovresti allenare, cioè, quando, come si dice, quando non arriva all'uva dice che acerba. Ah, però tu vuoi rassodare il culetto, invece il cervello non ti preoccupare, il cervello è molto rassodato, più del tuo. Sto proprio infervorita perché veramente più che per me, perché non ce la faccio, non sopporto più questi pregiudizi, questi moralismi di queste donne che sono praticamente represse, perché voi non volete andare in palestra, non volete fare sacrifici per avere un bel corpo, dovete offendere le altre donne perché, cioè, non lo so, io vedo su Instagram, su Facebook, dappertutto profili di ragazze che si allenano, profili, io li chiamo profili fit, no? Ce ne sono tantissime ragazze che si allenano, che appunto vanno in palestra e pubblicano di mese in mese, ad esempio, le foto del loro sedere, dei loro bicipiti, delle loro gambe, per far vedere come si è rassodato, come si è costruito, come si è formato. Io non ci trovo nulla di male, e in queste foto che pubblicano queste ragazze io non le leggo su offese. Perché io mi devo beccare queste parolacce? Perché, fatemi capire, perché io se pubblico la foto del mio culo in costume mi devo beccare queste cose? Lasciatemi libera, non c'è assolutamente nulla di male. Io poi sono tipo come un treno, a me neanche se c'è un altro treno io neanche mi fermo, quindi figuratevi se mi potreste fermare voi dicendo questi insulti che nascondono ovviamente una... Non voglio dire invidia, perché non penso di essere una persona che debba essere invidiata, però sicuramente un malcontento, una frustrazione di quella persona, perché io, che sono abbastanza soddisfatta di me stessa, io non è che molto spesso leggo ragazze che dicono io invece l'apprezzo perché lei si piace e lei è riuscita. Allora, io non è che mi piaccio, io mi accetto che è diverso, c'ho tantissimi difetti che non sono riuscita a cambiare, che probabilmente non riuscirò a cambiare mai, però mi accetto, questo vi posso trasmettere, il fatto di accettarci così come siamo. E se io sono partita da una base in cui praticamente il mio culetto non esisteva, cioè perché praticamente io l'avevo piatto, e sono riuscita con sacrifici di allenamento, di alimentazione, ad avere un culetto sodo, tondo, senza cellulite, che è carino, almeno carino, sicuramente è un lavoro che ho fatto, perché io l'ho costruito il gluteo, io non l'avevo, io l'ho costruito in modo naturale. Voglio trasmettere che è possibile avere un bel corpo e portivo. Non voglio dire che io ho un bel corpo, sto semplicemente dicendo che vi potete migliorare. Basta con questa invidia, basta con queste frustrazioni. E tutte le persone che hanno insultato, perché io ho ricevuto, oltre insulti, minacce, minacce di morte, parolacce, insulti, basta. Io da un po' di tempo a questa parte che denuncio, perché mi sono stufata, denuncio. E queste persone che vi ho nominato io le denuncio, stop, chiuso, denuncio. Adesso ho fatto questo video proprio per farvi capire la nuova Carlita cosa pensa. Non me ne può fregare di meno, potete dire quello che volete voi, io continuo come un treno per la mia strada a fare i video che voglio, a pubblicare le foto che voglio. Non è attraverso una foto che potete giudicare, pensate di poter capire una persona se è per bene, se è educata, se è questo, perché una persona può essere anche non pubblica le foto da al mare super coperta e poi veramente è la peggiore di questo mondo, quindi smettiamola. Io con queste persone non voglio avere nulla a che fare, quindi non mi metto neanche a rispondere, semplicemente denuncio, blocco ed elimino. Quindi infatti molti commenti, quelli proprio più duri, a volte li elimino, a volte no, perché dico così, perché molto spesso anche altre ragazze, mammina che c'è, mi viene dai bacetti, mettiti qua, altre ragazze poi vengono e rispondono e dicono ma come ti permetti, proprio per far capire alle persone vi dovete vergognare dei vostri stessi commenti, quindi non li lascio là proprio per farvi rendere conto di quanto siete spregevoli proprio come persone. Quindi io denuncio, blocco, elimino, perché non voglio starci male neanche un millesimo di secondo per gente che non mi conosce, che mi insulta, che spara, raffica e sfoga così le proprie frustrazioni. Quindi io faccio questo, però vi sto dicendo questo a parte per informarvi di questa cosa,
Perché vorrei veramente che se si finisse con questa invidia, con questo astio, con queste, queste insulti tra donne, basta, basta, perché veramente al di là del computer ci può stare una persona che a differenza mia ci rimane male, ci rimane male, pure io ci rimango male, lo ammetto, a volte ci rimango male, non per sto commento di sta cretina che ha detto questo, no, perché ovviamente è una stupida, però molto spesso pure io rimango male perché dico, ma perché mi devo beccare queste parolacce, queste cose, perché cosa, una foto in costume, quando se andiamo al mare ce ne sono migliaia di culi delle foto che ho messo io, ma neanche se mi avessi messo una foto nuda mi devo beccare le vostre parolacce, perché non è che pubblico una foto nuda e sono una troia, una puttana, cioè basta, sono persone che pubblicano foto nude per lavoro, basta, le modelle, questo, basta, basta con questi giudizi, con questo asso tra donne, cioè veramente. E poi io non capisco perché, mi chiedo sempre questa cosa, no? Ne è pieno anche Instagram qua là di tutte foto che chi pubblica il culo, chi fa vedere le tette, qua, qualsiasi cosa faccio io, insulti, cose che fanno tutti. Faccio la challenge, Touch My Body Challenge, che ho fatto con Max, che ci siamo divertiti tantissimo. E che cosa? Ma che vergogna, vergognati, che cosa schifosa, come hai fatto a fare questa cosa? Cioè, ma se scrivete Touch My Body Challenge su YouTube, scoprirete che l'ha fatta tutto il mondo questa challenge, non l'ho inventata io, l'hanno fatta tutti. Perché, allora, una cosa è questa, o a me mi seguono, è un commento di suore che mi segue, non c'è, non è possibile, perché su YouTube tutti hanno fatto sta challenge, tutti quanti nei commenti a ridere, scherzare, la faccio io, sono troia, sono questa, sono quello, perché ho fatto, ah che vergogna, oddio che scandalo, ma che scandalo cosa? Cioè, cose che gli altri fanno normali io devo essere insultata. E quindi anche per questa cosa, tipo ad esempio delle ricette, sempre a dire le ricette, perché mi sono accorta che questa cosa di dire, ah non fai più le ricette, lo sappiamo, ah non fa più le ricette, è sempre la stessa cosa, e nel frattempo io continuo a farle, viene utilizzata solo come cosa, insomma, per insultarmi e per criticarmi, perché proprio praticamente quando poi, mentre loro mi criticano, no, un post sotto, nel frattempo ho pubblicato il video della ricetta, ma non se l'ho suffilato, e hanno approfittato però per là sotto di sfogare tutte le loro frustrazioni, ah sei questo, sei quello, sei quell'altro. Quindi alla fine, se mi volete seguire per ricette, guardatevi il video delle ricette, guardatevi il mio blog, sul mio blog io parlo solo di rimedi naturali, di ricette, seguitemi sul mio blog, non c'è nessun problema, questo canale è la mia finestra sul mondo, sono libera, lasciatemi libera di fare tutto ciò che voglio, i vlog che mi fanno divertire, le challenge, i video stupidi, tutto quello che voglio, voglio essere libera. Questa è la cosa importante e fondamentale da capire. Ovviamente io continuerò sempre a variare gli argomenti, però fondamentalmente farò quello che mi passa nel cervello e che voglio fare. Comunque, ringrazio, a parte tutto questo preambolo, voglio dire basta agli insulti, voglio dire basta agli insulti su internet, a questo astio tra donne, che è veramente una cosa schifosa dire a un'altra donna, per proprio è un maschilismo, cioè non siete donne, siete maschiliste a dire a un'altra donna, perché se messa in costume sei una zoccola, voi non, cioè non è essere donne questo, veramente è una cosa bruttissima, non lo fate mai ragazze, non lo fate mai, e non vi fate mettere paletti da nessuno, non fate le cose perché pensate che gli altri possano giudicarvi, a me non me ne frega nulla, nulla, non vi imponete dei limiti, cioè il fatto che magari ricevete dei commenti, delle cose così, non deve limitarvi nella vostra vita, nelle vostre condivisioni, non ve ne fregate, continuate, 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 sempre come dei treni, secondo la vostra testa, che sicuramente chi vi ha dato l'educazione sono stati i vostri genitori e non certamente delle persone strane che vi possono giudicare e pensano di conoscervi. Quindi questa è la cosa importante. Ci tengo anche a ringraziare tutte le ragazze che siete una marea, vi voglio tanto tanto bene, che mi avete difeso nelle foto, appunto queste foto che ho pubblicato, anche la challenge l'avete apprezzata, vi divertite, mi commentate, avete tanto affetto per me, vi incontro per strada, mi abbracciate, quindi vi voglio veramente tanto tanto bene, siete voi la mia forza ragazze, credetemi, perché molto spesso alcuni commenti veramente brutti e pungenti mi fanno un po' cadere le braccia, che mi fanno venire un po' di tristezza, perché comunque
È brutto leggere questi commenti ed è, non è bello, ma non solo sotto i miei, anche cioè io proprio dovunque leggo offese, insulti, ci rimango molto molto male, veramente molto molto male, quindi non è una cosa bella e cerchiamo di non fare agli altri quello che non volessimo fosse fatto a noi, sì praticamente. Io non andrei mai, cioè quella ragazza che ha scritto questo commento che vi ho letto prima, io questo le avrei voluto dire, ma se qualcuno avesse scritto a te questo commento, oppure a tua sorella, oppure a tua figlia, oppure a tua madre, come ti saresti sentita? Quindi veramente l'educazione è, secondo me, no? Secondo il mio modesto parere, una foto con lo culo di fuori, con le tette di fuori, una foto, qualsiasi foto noi vogliamo fare perché in quel momento ci sentiamo da farla, perché ci piace, la vogliamo fare per qualsiasi motivo, non rappresenta volgarità e maleducazione come questi comportamenti. Cioè tu fai tanto la santarellina perché ti scandalizzi per una foto di un tanga in costume che vai in spiaggia, li vedi dappertutto, e poi scrivi troia, zoccola, se questo, se quello, fai schifo, i peggiori insulti, e poi ha passato tutto il pomeriggio a insultare le ragazze che mi difendevano, insomma, che cercavano di farle capire, guarda, ma cosa stai scrivendo. Quindi è veramente, fa ridere sta cosa, perché dici la peggiore maleducata e volgare sei stata tu, che poi non si sa perché ti dà fastidio che io abbia pubblicato una foto del culo in costume per la foto in se stessa, o perché magari questo culetto era molto tondo, molto sodo, senza cellulite, e quindi magari guardando il tuo che non era proprio uguale hai provato un sentimento un po'. Però dico, io questo dico, sto qua per non ho segreti con voi, non c'è nulla che voi non potete fare, che ci sono ragazzi ad esempio su Instagram eccetera che io seguo, che pubblicano questi progressi, queste cose, ci sono tante che hanno culi ad esempio ancora, corpi veramente bellissimi, veramente bellissimi, ed è fatto tutto in modo naturale. Io sto qua per darvi consigli, per cercare di andare assieme verso la stessa strada e cercare di ottenere risultati per piacerci e per stare bene con noi stesse comunque, quindi questa, per migliorarci, quindi insomma proviamoci tutti assieme, che secondo me se lo facciamo assieme ci possiamo riuscire. Io penso che devo chiudere qua, ma allora io e la mia pupina vi salutiamo, vi mandiamo un bacio grandissimo e grazie per tutti i bei commenti che ci avete lasciato anche sul video del bagnetto a pupi, che vi è piaciuto tanto. Io vado a dormire e vi voglio tanto tanto bene. Ciao!